Qualche anno fa avevamo visto come usare il Montagna GPS da polso, come utilizzare la sua traccia e come gestirla nel PC. Erano apparecchiature di prima generazione e per quanto abbiano fatto egregiamente il loro dovere, oggi le cose si sono notevolmente evolute. Vediamo insieme alcune importanti novità. Prendiamo come esempio questo navigatore da polso Garmin Fenix 5X, ma quanto andiamo a vedere si applica anche a prodotti di altri marchi disponibili sul mercato. Tutti i GPS ormai si collegano allo smartphone tramite Bluetooth e app. Questa caratteristica presenta dei vantaggi, ma anche molti svantaggi. Sicuramente uno degli aspetti più interessanti è che tutto ciò che registriamo durante la passeggiata, quindi la traccia, il tempo, l'altimetria, la frequenza cardiaca, sarà sincronizzato e salvato nell'applicazione prevista dal costruttore. Inoltre nell'orologio si può ricevere una chiamata, controllare la musica, ricevere notifiche e messaggi. Teniamo presente però che la connessione con il telefonino comporta l'utilizzo di molta energia e quindi la batteria tenderà a scaricarsi molto rapidamente. Ma serve davvero tutta questa connessione? Non sempre. Scollegando il piccolo navigatore GPS dallo smartphone, la registrazione e l'inseguimento della traccia non cambiano ed aumentiamo così la durata della batteria. E per il resto? Beh, la traccia comunque la possiamo salvare a casa mentre si metterà in carica il dispositivo, così come musica e telefonate possono per un attimo attendere, visto che ci stiamo ritagliando un momento di tranquillità nella natura. Una delle novità più importanti è che anche gli apparecchi da polso oggi dispongono di mappe cartografiche, disponibili in varie versioni, gratuite o a pagamento. È un esempio la mappa Trek Map Italy Pro, che contiene molti punti di interesse come sentieri e rifugi, delle zone più importanti. La cartina facilita l'identificazione del luogo in cui ci si trova ed è importante per gli aspetti legati alla sicurezza. Curve di livello, valloni, gradienti di colore sono notoriamente elementi che ci aiutano a capire dove ci troviamo. Altro argomento molto importante è la possibilità di caricare nel dispositivo da polso una determinata traccia GPS che magari abbiamo nel nostro archivio del PC oppure inviata da un amico. Si può salvare nella cartella specifica dell'orologio collegato al PC oppure utilizzando il portale del costruttore sia tramite browser del computer principale sia tramite app del telefonino associato. È interessante notare come si possa camminare mentre si insegue la traccia precaricata e nel frattempo registrare ciò che si sta facendo in un'altra traccia personale. È una sorta di multitasking estremamente utile. Per il resto, virtual partner, condivisioni sui social, widgets, personalizzazioni varie, restano argomenti a discrezione dell'utilizzatore, ma non rappresentano aspetti fondamentali per l'utilizzo dell'apparecchio. Quello che dobbiamo sempre tenere presente è che in montagna non si scherza e conoscere il punto dove ci troviamo utilizzando il segnale del GPS resta comunque, come anni fa, l'aspetto fondamentale per camminare in sicurezza con queste apparecchiature. Buone camminate a tutti!